Ciao a tutti! Oggi registro il tag delle Beauty Addicted. Voglio espandere due parole prima. e no, Per chi non lo sapesse, eh, io insieme ad altre ragazze abbiamo creato un gruppo su Facebook che si chiama appunto Beauty Addicted. È iniziato tutto con una collaborazione riguardante le star de Red Carpet. Da lì ci siamo trovate benissimo fra di noi e siamo andate avanti appunto con altre collaborazioni, con la Dei 50 Sfumature, dei Mondiali. E dei fiori, siete tutte, tutte, tutte invitate comunque a partecipare alle nostre collaborazioni e l'unica regola è quella appunto, nel box informazioni, di lasciare il link del gruppo in modo tale che più persone ne vengano a conoscenza e si iscrivano. Solo questo quindi mi raccomando, fate un salto nel gruppo, vedete le collaborazioni che abbiamo fatto e sono contenta se le ricreate. Anzi, se volete lasciarmi anche il link sotto. Sono felice, insomma, di andare a dare un'occhiata. Questi che partecipano attivamente al gruppo, ognuno diciamo, ha dato una domanda e abbiamo creato questo tag. E iniziamo subito dalla prima domanda. Me ne sono segnate. Qual è la vostra palette preferita? Questa domanda per me è difficilissima, ma in assoluto, proprio se dovessi scegliere, la mia palette preferita è Naked 2. Intanto, per un valore affettivo, perché me l'ha regalata il mio ragazzo a San Valentino e poi perché secondo me è una palette assolutamente fantastica ormai la conoscete tutti ma il fatto che ha toni più chiari, toni più scuri toni opachi, toni shimmer e fa in modo di... cioè si possono creare diversissimi look da quello più veloce per la mattina a quello più particolare, uno smoky per la sera quindi secondo me è davvero una palette completa seconda domanda quali sono i prodotti, massimo 3, che non devono mancare in una collezione di make-up? Secondo me non può mancare assolutamente un buon fondotinta, perlomeno in inverno, che uniformi la pelle, un buon correttore e un buon mascara. Terza domanda, qual è secondo te la marca con maggior numero di prodotti validi? Così, eh, mi viene da dire subito Neve Cosmetics perché devo dire mi ci trovo davvero bene sia per quanto riguarda i prodotti di make up per quanto riguarda la skin care. E quindi, secondo me, al momento è quella con maggior numero di prodotti validi per quanto mi riguarda. Ovviamente, se dovessi pensare a una marca high cost, eh, direi la MAC perché anche se io non posseggo nulla ma leggo recensioni in giro e non ce n'è mai una negativa, quindi sicuramente è una marca professionale che si costa, ma vale. Altra domanda, migliore e peggiore eyeliner? Secondo me il migliore eyeliner al momento che ho è l'ultima The Pen eyeliner di Kiko, che ha la puntina così in feltro è carina perché si riesce a fare sia una linea sottile che una linea più spessa a secondo appunto delle esigenze. E comunque, essendo in penna e avendo la punta abbastanza dura, e si riesce a fare anche una linea precisa in poco tempo. Insomma, il peggiore eyeliner secondo me è questo della Essence della linea Metal Glam, non so se era un'edizione limitata. E intanto non mi piace, io già non sono un'assa ad applicare gli eyeliner. Non mi piace il pennellino, assolutamente troppo fino e mollo. Non so come spiegarvi il fatto di avere tipo quello in feltro. E comunque riesco a fare linee molto più precise. E poi anche il colore, questo marroncino metallizzato, che non riesco ad utilizzare quasi mai perché. Non, non mi piace, né come mi rimane sull'occhio. Sarà anche perché non riesco a fare una linea precisa. Altra domanda: qual è la peggior marca che avete provato? Qua è, dico la New York Color, ovvero la Nick non so come si dice. Ho solo due prodotti, tutti e due bocciatissimi per quanto mi riguarda. Uno è questo blush, Shake Glow. Bocciato, vabbè, a parte se è rotto, ma quello insomma è il minimo bocciato perché sembrerebbe un bellissimo colore ma se io lo vado a sbocciare non si vede nulla <ride> è tipo color dito è proprio zero pigmentato, non lo riesco a utilizzare ce l'avrò da più di un anno e sta qui proprio penso prima o poi lo butterò stesso discorso per questo mascara Skyrise e sempre della New York Color ed è un mascara che messo o non messo quasi non si vede la differenza questo è lo scolino infatti io lo applico diciamo per terminarlo lo sto applicando con il top coat allungante di Kiko. so comunque che comunque ci sono anche dei prodotti validi tipo letizia e l'altra ragazza che ha risposto al tag so che si trova benissimo con la terra e non so chi anche sul gruppo mi ha detto che si trova bene con un mascara quindi probabilmente sono stata anche un po' figatella io a prendere due prodotti e due prodotti che non mi sono piaciuti però al momento per me questa è la marca peggiore. Altra domanda: il prodotto che ti ha dato più problemi sia per stesura che per tenute. Per reazione alla pelle. Il prodotto che mi ha dato più problemi. Che tra l'altro, non riesco ad usare. È la BB Cream Garnier, perché. Eh... Facciamo un effetto davvero brutto sulla pelle. Me la... Io ho la pelle mista, ma che fortunatamente non tende a lucidarsi molto. Cioè, se adesso sembro lucida è perché ho la luce in faccia. E invece questa mi cioè, fa lucidare in una maniera allucinante. E dopo un po' si chiazzava sul viso. Mh, davvero. Non... Infatti, è tipo quasi pieno il tubetto perché l'ho utilizzata poche volte e non riesco a smaltirla in nessun modo. Quindi questo per me è il mio peggior prodotto in quanto appunto a stesura, reazione, tutto. Altra domanda: i prodotti che non possono mancare in ogni make up per me non può mancare nulla. Io in ogni make up faccio una buona base, un minimo dombretto ce l'ho sempre. E mascara blush, cipria, rossetto quindi per me è un po' una domanda. <ride> Altra domanda, secondo te il make up deve richiamare l'outfit? Ecco, su questa domanda mi sono un po' fissata, quindi quasi sempre sì. Però non nego che, se mi sveglio la mattina e dico oggi ho voglia di usare un ombretto verde e sono messa in tutt'altro modo, lo uso insomma, non, non mi faccio troppi problemi. Quello sì. Tuttavia, se riesco ad abbinare il make up all'outfit o ancora di più agli accessori, mi piace molto. Altra domanda. Quali sono i prodotti che porti sempre in borsa? In borsa ho sempre una, uno specchietto con la spazzolina integrata, un burro cacao, una matita nera e il rossetto che porto al momento. Quale prodotto utilizzi anche quando hai solo 5 minuti? Sempre, sempre, sempre il mascara. Anche se devo andare a prendere il latte al bar di fronte, il mascara lo metto. Quanto perdi la mattina per truccarti? Mm, domanda di servo. Allora, se devo andare relativamente di corsa, in 10 minuti un quarto d'ora me la sbrigo. Se ho tempo da perdere, tipo, non so, devo uscire la sera e quindi so che mi posso prendere tranquillamente in anticipo. E una mezz'ora 40 minuti, sì. Cioè, preferisco piuttosto alzarmi prima la mattina, ma truccarmi con calma. Che fare le cose di fretta Che è una cosa che odio Altra domanda Se io <coughs> Altra domanda Se io dico il rossetto Per te qual è il must e Per me il must è un rossetto fucsia Perché come sapete li adoro E per me il must appunto È un rossetto fucsia Anche i nude secondo me sono un must Perché stanno bene con qualsiasi look Anche se su di me non donano molto Altra domanda, nude, color o smoky? Tutti e tre? Nude per, diciamo, look da tutti i giorni Color, io non so rinunciare ai colori durante l'estate Anzi, oggi è strano che mi vedete con un trucco comunque nude E smoky assolutamente la sera Perché trovo che sia un trucco davvero sexy E bello Cioè, soprattutto per le sere Per gli eventi, diciamo, un po' più speciali Secondo me è veramente uno fra i trucchi più belli, forse il tuo pennello preferito? Ecco, qui scegliere è difficile, non ho un pennello preferito, sto adorando la follia i pennelli neve, il primo che ho comprato è stato questo flatbookie per il fondo minerale, è fittissimo e morbidissimo, mi piace tanto, e poi eh, l'altra settimana, due settimane fa, ho acquistato il set acqua, sempre di neve, e che era in sconto al 50% e devo dire è stato uno degli acquisti, penso, migliori della mia vita perché i pennelli sono di una morbidezza allucinante e davvero, davvero aliti. E invece tra i pennelli, diciamo, più low cost, anche se questo set, insomma, l'ho pagato davvero poco, è questo pennello Essence e eh, questo pennello, scusate, è HM. Che ora vedete sporco perché ho utilizzato. Scusate, ed è un pennello con da un lato la punta eyeliner e da un lato la parte da sfumatura. E specialmente la parte da, anche quella del liner è valida, insomma, però quella da sfumatura è davvero buona perché è morbidissima. E quando lo lavo non perde pelo, non perde colore, niente, niente, è proprio. Non è un pennello eccezionale questo. Tra l'altro, se non sbaglio, è ho 3,90 euro. Quindi, ultima domanda. Un appello a tutte quelle che ti seguono, alle Beauty Addicted e alle youtuber famose. Ah, a tutte quelle che mi seguono posso solo che dire grazie. Grazie di seguirmi, di vedere i miei video, di seguirmi sul blog e di farmi sempre tanti complimenti che io rimango davvero contentissima e mi riempiono il cuore. e Spero che continuate sempre a seguirmi perché mi fa un piacere immenso. Alle Beauty Addicted dico che vi voglio davvero bene. Sono contentissima di avervi trovato, ormai fate parte de della mia quotidianità perché ci sentiamo praticamente ogni minuto. E grazie di avermi coinvolto in questo progetto e sono davvero contenta anche che insomma il gruppo stia prendendo questa piega. Alle youtuber famose che non vedranno mai questo video, ad alcune dico grazie che mi hanno aiutato a coltivare ancora di più questa passione del make-up. Ad alcune dico di scendere un po' dal piedistallo, non faccio nomi, però niente, ragazzi! Il tag è finito. Siete tutti invitati a farlo e se lo fate su un blog, pagina Facebook, canale YouTube, lasciatemi sotto il link e ricordatevi di citare appunto il gruppo. Io nell'info box vi lascio il link del gruppo e tutte le domande. E spero che lo facciate in molte e niente, al prossimo video! Ciao!